Consueto appuntamento natalizio la sera della vigilia di Natale con l'inaugurazione della collettiva di pittura Città di Mottola organizzata da Giovanni Rogante. Sono 600 le opere già pervenute. Sentiamo le anticipazioni. Tradizionale appuntamento natalizio a Mottola con la 42esima edizione della rassegna internazionale Città di Mottola di pittura che sarà inaugurata la vigilia di Natale, organizzata anche quest'anno per la 42esima edizione dall'infaticabile Giovanni Rogante. Un record, 42 edizioni della mostra consecutive. Certamente, io penso che è l'unica manifestazione dell'Italia meridionale che dura da 42 anni. Intanto bisogna ricordare che dietro a questa organizzazione c'è sempre una passione che io mi porto da sempre, da piccolo. Colgo l'occasione anche per ringraziare le istituzioni, parlo dell'amministrazione comunale di Mottola, della persona del sindaco Giovanni Quera e dell'assessore Carucci, e speriamo che anche la provincia e la regione ci diano una mano. Vorrei ricordare che abbiamo avuto oltre 600 opere quest'anno e quindi questo mi gratifica molto, anche perché il lavoro che facciamo in qualche modo viene pagato in questo modo, perché gente che ci crede nelle nostre organizzazioni. Abbiamo avuto partecipanti dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Grecia, dove io sono stato in più occasioni, dall'Albania. Insomma, è una mostra che bisogna vederla perché è molto bella.